Oggi Mozart incontra Italia non dimentica anche le persone che ha già intervistato nel passato, e quest'oggi vogliamo proprio darvene una riprova richiamando il soprano Dominica Tamara, che noi avevamo già intervistato nel 2016, e pertanto procediamo dando un buon ritorno alla nostra intervistata. Ecco, signora Dominica, ci eravamo lasciati con una serie di tournée che lei aveva in programma, tournée che avrebbe dovuto intraprendere in quel 2016. Allora, principalmente c'era un concerto che doveva tenere alla presenza di Papa Francesco. Ci può raccontare qualcosa in merito, come si è svolto? Certamente. Buongiorno a tutti. Sono felice di essere tra voi. È una bellissima radio perché trasmettete l'arte e la cultura. Questo è molto prezioso in tempi di oggi. Allora, ho eseguito tantissimi concerti, tantissime opere, specialmente l'anno scorso, 2017, anche 2016. Al riguardo, infatti, questo concerto speciale, dove era presente Papa Francesco, si è svolto questo concerto a Cracovia. È un festival particolare che partecipa ogni anno, si chiama Cracovia Sacra, bellissimo festival con grandi tradizioni a Cracovia in Polonia, dove praticamente in due giorni, 14 e 15 di agosto, ci sono tipo 15 concerti al giorno di musica classica, musica antica, barocco, rinascimento, classicismo. Sono questi bellissimi concerti, certi con orchestra, certi con l'organo, ma sempre musica, diciamo, di grande livello. E avevo questo onore di partecipare in concerto con flautista Andrea Cecomori, italiano che ho invitato per questo concerto, organista polacco. Abbiamo eseguito brani di Mozart, specialmente Esultate Jubilate di Mozart, specialmente. Era presente Papa Francesco, un grandissimo onore per noi, perché suonare davanti Papa è veramente un grande orgoglio. Sì. E quale fu l'occasione che portò il Papa a Cracovia all'epoca? Allora, sono state giornate di gioventù, giornate mondiali di gioventù, praticamente che sono state stabilite da Papa Wojtyła. Per questo si è svolta questa grande giornata proprio a Cracovia. E in questa occasione è venuto Papa Francesco e il comune di Cracovia ha deciso di collegare questo grande festival di musica sacra con visita di nostro Papa. È stata una bellissima cosa. Che poi, a proposito di Cracovia, credo che sia ancora ben stampato nella memoria dei polacchi la figura di Giovanni Paolo II. C'è un museo, credo? Sì, c'è un museo, ma c'è anche casa di nostro Papa Giovanni II. Praticamente vicino a Wawel, allora vicino a bellissimo castello, c'è una casa dove ha vissuto proprio nostro Papa Wojtyła. E si può anche visitare questa casa. È una cosa veramente bellissima. Poi si sente proprio in ogni chiesa, si sente proprio la presenza di Papa. Lei ebbe anche l'occasione di incontrare Papa Giovanni Paolo II, magari non da Papa, ma da cardinale. Purtroppo no, non avevo questa fortuna perché ero molto giovane, purtroppo
Non ero ancora in Italia, purtroppo no, però è vicino nel mio cuore da sempre. Ma poi una curiosità, perché mio nonno è nato nella stessa età, cioè nello stesso anno di Papa Wojtyła, è nella stessa città, Wadowice, vicino a Cracovia, una bellissima zona piena di montagne stupende, montagne Tatre. E altre, il resto dell'attività si parlava anche all'epoca di pezzi non tradizionali, ma di brani scritti apposta da compositori italiani, se non vado errato, e Esatto, che esatto. lei avrebbe dovuto interpretare, sempre nel corso di quel 2016. Esatto. Lei ha buonissima memoria, ottimo. Infatti, proprio per questa occasione, tre compositori italiani mi hanno scritto brani di musica contemporanea, che è molto bella, che avevo piacere eseguire proprio durante questo festival. È stato brano scritto da Marco Lucidi. Praticamente no, due brani da Marco Lucidi, grandissimo compositore di Roma che scrive proprio musica sacra, scritto proprio per soprano, flauto e l'organo. E altro compositore, Maurizio, non mi ricordo il nome, cognome, Maurizio, D'accordo, non importa, ci non interessa, ma importa. Sì, semmai comunque. sapere il brano, conoscere il brano che Sì, avete esatto. Comunque ho eseguito, interpretato. sì, ho interpretato questi brani, si chiamava questo brano proprio di compositore Maurizio di Verona, si chiamava Lauda, Lauda proprio per la voce di soprano, flauto e l'organo. No, due stili completamente diversi, scritti da Maurizio e da Marco Lucidi, però veramente molto belli. E poi lei interpretava anche musica dedicata ai bambini, se non erro. Ah, sì, bravissimo, Delle infatti, ho dimenticato Ninna di Nanne, averle credo, Ninna Nanne. scritte. Sì, mi hanno scritto, infatti, Luigi Mosello ha scritto brano, che si chiama Ave Maria per un bambino, bellissimo brano, bellissima Ave Maria, testo ha scritto Brunella Postiglione, poetessa di Napoli, molto brava. Ho registrato questo brano che è stato presentato anche a Radio Vaticana, perché sono stata anche intervistata a Radio Vaticana. Questo brano è stato anche presentato parecchie volte e ho eseguito anche a Cracovia. Sì, esatto. Un bellissimo brano, sì, che porta la pace nel mondo. E inoltre lei ci diceva di avere già un'agenda impegnatissima, non soltanto per il 2016, ma addirittura arrivava anche ad impegnare il 2017, che è l'anno scorso. Ecco, Sì. doveva intraprendere delle tournée a cominciare negli Stati Uniti, poi doveva andare anche nell'America Latina. Doveva soffermare poi anche l'Estremo Oriente, Cina e Corea, credo. Quindi Esatto, ci proprio racconti un po' qualcosa. con grande piacere. Sì, l'anno scorso 2017 è stato molto molto impegnativo a livello artistico. Allora, come ha detto lei, sono stata in America, in USA, ho fatto due tournée. Sono stata a Chicago, dove ho cantato bellissima creazione di Haydn, diretta dal bravissimo maestro Glenn Block. Un'aria di opera ascolteremo dopo in vostra radio, proprio registrata lì dal vivo, con bellissima orchestra, orchestra veramente grandissima, perché lì in America usano orchestre sinfoniche veramente enormi, quasi doppio organico che qua in Europa. È stato bravissimo maestro Glenn Block a dirigere questo, infatti, bellissimo oratorium, creazione di Haydn. Abbiamo eseguito in lingua inglese, perché Haydn, come curiosità, dico che ha scritto questo oratorio sia in inglese che in tedesco, due lingue. In questa prima lingua inglese è stata molto, infatti, grande esperienza. Poi avevo grande piacere di tornare a New York, dove ho cantato a National Opera Center, opera contemporanea, La serva di Padova, scritta da un autore padovano, dottor Vincenzo Fagiano, che ha scritto il libretto. Storia che tratta di Padova, storia di Padova e di Venezia, molto interessante, che portiamo in giro per il mondo. La musica è scritta maestro No, Robert Bass, mi maestro scusi, americano. in che epoca è ambientata questa storia di Padova e di Venezia? Ah, molto interessante. Questa storia ambientata in Medioevo, dove c'è questa contessa di famiglia Carraresi, praticamente la storia comincia nei tempi moderni,
dove questa contessa è già decadente, molto, molto triste, alla fine di sua vita è molto malata, vive con la sua povera serva Bettina. E poi nei sogni la contessa ritorna nei tempi di Medioevo, dove è raccontata la storia di Venezia e di Padova. Molto interessante perché infatti portiamo per il mondo un messaggio storico proprio di Padova e di Venezia. Il genere musicale, come potremmo catalogarlo? Potremmo dire che è un repertorio verista, per esempio, non so, lei ci ha parlato, è un'opera moderna, intanto già è significativo che ancora ai nostri tempi qualche compositore si interessi ancora di opera lirica. Ecco, ci dica se si tratta di un'opera lirica come la maggior parte di noi ce l'ha in testa, pensando, ecco, non voglio dire per forza Giuseppe Verdi, ma andiamo anche all'ultimo capitolo dell'opera e mi rifaccio a Puccini, se poi voglio andare ancora più avanti posso pensare a Debussy. Ecco, che genere è questa opera ambientata che riguarda la storia di Venezia e di Padova? È molto interessante come domanda, infatti la musica è molto particolare, molto originale, diciamo, richiama pochettino ovviamente verismo, certamente perché ci sono grandissime emozioni dentro che io devo esprimere come contessa, grande sofferenza, grande amore, passione, gelosia, eccetera, questi grandi sentimenti, allora un po' di verismo, cioè nel recitativo specialmente, però ci sono anche motivi musicali molto contemporanei che richiamano quasi Berg, Schönberg direi, era un po' dodecafonia, un po' veramente scrittura molto moderna, contemporanea proprio, molto particolare. Però è interessante, e ogni tanto quando c'è questo motivo medievale, infatti c'è scrittura un po' molto semplice, ascetica, quasi molto, 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 molto semplice proprio, bel legato vocale, pochissime note, pochissimi, musica quasi modale, e questo richiama proprio medioevo. Allora, per questo c'è questo miscuglio di vari stili, però principalmente c'è questo verismo e dodecafonia. Per questo Ecco, non è facile, diciamo, a livello musicale, però è interessante, certo, diciamo. proprio perché non ne faccio. Perché, dove ha detto che è stata rappresentata questa messa in scena? Allora, abbiamo rappresentato prima al Teatro Verdi di Padova, Ok, qualche anno fa. Poi la musica è stata revisionata da un compositore americano, Robert Bach, che ha scritto praticamente nuove arie, duetti, il suo stile. Abbiamo rappresentato prima a Padova, alla Sala dei Giganti, bellissimo auditorium padovano, e siamo andati in tournée l'anno scorso proprio a New York, National Opera Center. Bellissimo, bellissimo auditorium nel cuore di New York praticamente. E vogliamo portare avanti ancora questa opera perché ha fatto bel successo, ha fatto pieno sia al Teatro Verdi, anche se in Italia ci sono puristi, diciamo, persone che ascoltano, diciamo, sia solo Belcanto oppure Mozart. Verdi, Puccini, non vanno oltre, però questa opera è piaciuta perché è stata molto espressiva, esprime emozioni, poi richiama proprio la grande storia di Padova e di Venezia, questo è molto Infatti, interessante. voglio chiederle come ha reagito il pubblico. Dell'Italia, vabbè, posso immaginare, perché quando viene rappresentato Berg, posso ricordare il Voce, che forse è l'opera più famosa di questo compositore, non è che riempia i teatri. Purtroppo parecchi italiani sono rimasti, come ha detto lei, a un secolo fa. Sì, Ecco, è vero. e non sono andati oltre. Già per esempio ho citato prima Debussy, l'opera più famosa di Debussy, Melisande, Sì. ecco, Melisande, nemmeno quella affolla, riesce ancora a riempire i teatri italiani. Però io personalmente dico che non si possa poi rimanere ancorati, essere così tradizionali, cioè significa non essere poi nemmeno al passo coi tempi. Vabbè che oggi magari ci possono essere delle reminiscenze per le quali, che so, qualche architetto da qualche parte mi va a costruire ancora delle chiese in stile barocco, ma questo mi risulta che avvenga soprattutto fuori dall'Italia. Da noi invece i vari architetti, Renzo Piano, eccetera, hanno fatto delle architetture moderne che vanno certamente apprezzate proprio
per quello che sono, altrimenti l'arte non andrebbe avanti. Sono d'accordo con È lei, vero, assolutamente. l'arte non andrebbe avanti, non possiamo Certo. rimanere fermi al passato, altrimenti dobbiamo semplicemente, che facciamo? Ci rimettiamo anche i vestiti dell'Ottocento per apprezzare Verdi? No, non dobbiamo. Esatto, è proprio così, sono d'accordo con lei, ma bisogna andare avanti. Nel conservatorio esiste facoltà che si chiama composizione, ci sono giovani compositori che studiano, che si laureano, allora anche loro devono lavorare, devono scrivere nuove musiche, ovviamente loro basano sul passato, su grande armonia, di padre di armonia, di grande Bach, Johann Sebastian Bach, però devono anche loro con la propria creatività creare nuovi stili particolari, nuove estetiche musicali, per questo simile come con architettura, per questo Beh, musica e l'arte deve andare avanti. a questo punto ci concediamo una piccola pausa per ascoltare un brano musicale, dopodiché riprenderemo la nostra conversazione. Thank you.
riprendiamo a dialogare con il nostro soprano Domenica Zamara. Avevamo introdotto un certo argomento circa la dipendenza da parte del pubblico italiano verso i compositori del passato. Si diceva i più sono rimasti, i più avanzati sono rimasti a Puccini, che Puccini è già un autore del Novecento, però parlando di Novecento parliamo della Prima Guerra Mondiale, neanche alla Seconda. Ora, questo va bene, abbiamo fatto la fotografia del pubblico italiano, generalizzato. Poi ci sono anche le persone più preparate che vanno ad ascoltare Alban Berg, Debussy, vanno ad ascoltare anche Penderecki, nostro grande polacco, compositore ancora vivo. Sì, e poi infatti poi lì c'è tutto un repertorio che appartiene all'Europa dell'Est, non so, basterebbe prendere in considerazione tutto il repertorio russo che potrebbe benissimo andare a teatro per diversi anni semplicemente per ascoltare tutto quel repertorio che è vastissimo. Ora, invece all'estero come reagisce il pubblico? È più avanzato? Diciamo all'estero, specialmente parliamo di Stati Uniti. Sì. Loro amano moltissimo musica contemporanea, moltissimo, perché praticamente, specialmente io sono stata a Los Angeles qualche anno fa, ho cantato a Los Angeles, Malibu, avevo grande piacere conoscere grande compositrice contemporanea, si chiama Maria Newman, praticamente lei appartiene alla famiglia di Randy Newman, che ha vinto Oscar per musica da film, per Walt Disney. Anche Maria Newman, mia cara amica compositrice, che ha scritto per me bellissimi brani, abbiamo eseguito su Warner Grand Theater a Los Angeles insieme, sue composizioni. Anche lei infatti compone per Walt Disney, eccetera. Allora anche lì in America sono molto aperti anche per musica da film, ovviamente lì c'è questo, sono tanti produttori cinematografici, eccetera, per questo sono tanti compositori di musica da film, che è di altissimo livello, diciamo. Anche in Italia abbiamo grandissimo Morricone, certamente, e anche l'America è molto aperta per questo genere. Che in America ci sono tantissimi compositori, veramente tantissimi. Scrivono molto spesso musica contemporanea che va spesso eseguita in vari teatri, anche Carnegie Hall. Sono molto aperti per, diciamo, novità, anzi richiamano moltissimo proprio nuova musica. Per questo è molto bello. Invece Europa ovviamente è più tradizionale, qua in Europa non siamo così aperti. Però devo dire, ad esempio, in Polonia abbiamo vari festival di musica contemporanea, ad esempio a Varsavia. C'è un festival che si svolge ogni anno, molto prestigioso, si chiama Warszawska Jesień, se faccio la traduzione significa autunno in Varsavia, e lì veramente si esegue più grande opere di compositori contemporanei, tipo Lutosławski, Penderecki, Kilar, sì, proprio più grandi, Berg, Schönberg, anche compositori moderni, contemporanei. Una bella cosa, perché durante questo festival giovani compositori hanno la possibilità di eseguire i propri brani, infatti, perché questo è molto difficile, questo discorso. Anch'io spesso ricevo richieste da giovani compositori che mi scrivono: potrebbe eseguire i miei brani durante concerto? Perché nessuno non vuole eseguire, teatri molto raramente vogliono eseguire le loro composizioni, molto spesso sono all'altissimo livello, sono brani bellissimi e vale la pena anche, diciamo, sviluppare questa categoria di musica contemporanea. Io mi piace moltissimo, va bene ovviamente. Certo, beh, io desidero poi ergermi ad avvocato difensore del pubblico europeo. Hai detto che il pubblico europeo è più restio ad apprezzare le novità rispetto al pubblico degli Stati Uniti. Potrei dire per forza di cose. Cioè, gli Stati Uniti non potranno mai vantare il grandissimo e il vastissimo repertorio della musica europea. Certo, sono d'accordo cito Italia, Germania, Austria, Russia, Polonia, Polonia, Cecoslovacchia, e poi chi c'è ancora? Andiamo fino in Norvegia, in Finlandia. Gli Stati Uniti che cosa hanno? Vabbè, sono partiti forse con Gershwin. Sì, forse con Gershwin. E poi per forza di cose. Gli manca qualche secolo, Ma sicuramente. No,
suona. Sì, ma una volta ho fatto concerto a New York e il maestro mi ha detto: oh, oggi facciamo concerto in teatro molto antico. Io ho detto: come antico? Di che secolo? Il maestro mi ha detto: oh, 1940. Veramente antico. Sì, vabbè, allora, cioè, allora è antico. Pensiamo che per loro il XX secolo è antico. Se poi gli andiamo a far sentire il repertorio medievale, è la preistoria per loro. Certo, per loro sì. Senta, lei come repertorio, dall'ultima volta che ci siamo sentiti, ha aggiunto qualche cosa? Lei nel 2016 mi raccontava che il suo repertorio andava dal barocco fino al contemporaneo, piaceva parecchio Mozart, passava per Verdi, arrivava a Puccini e poi andava anche fino al repertorio contemporaneo. Dal momento sì. Che lei è molto giovane, che cosa ha aggiunto in 2 anni? Tantissimo, devo dire. Sono riuscita a debuttare con Le nozze di Figaro di Mozart, sempre sì. In America, infatti a New York e a New Jersey, durante Opera Festival, e anche in Polonia, anche in Italia. Infatti Le nozze di Figaro, ruolo di Susanna. In Italia, a Torino, ho debuttato con il ruolo Bastianna. A Torino abbiamo eseguito 3 volte questa bellissima opera l'anno scorso. Poi cosa ho cantato? Ho cantato Elisir d'Amore in Estonia, che questa è una bellissima opera, allora Donizetti, diciamo. Ho registrato attualmente disco dedicato a Chopin. Pochi sanno che Chopin, oltre che brani strumentali per pianoforte solo e 2 concerti per pianoforte orchestra e poi tanti quartetti, trio, eccetera, ha scritto anche Lieder, sono 20 Lieder per soprano e pianoforte, che abbiamo registrato attualmente con il maestro Franco Moro. Sono piccole perle praticamente, una bellissima cosa, raramente eseguite. Sono molto felice e orgogliosa che io come polacca potevo eseguire certo. Il mio grande compositore polacco Chopin, romanticismo puro. Poi specialmente perché Chopin purtroppo è emigrato dalla Polonia perché la situazione era molto difficile. Dopo è stato prima a Vienna, poi a Parigi, poi a Maiorca. Io invece, anch'io sono immigrata dalla Polonia perché ho vinto borsa di studio e ogni tanto ho questa nostalgia per la mia patria, allora questo, diciamo, inchino verso la mia patria, questo disco che volevo dedicare anche alla mia patria. Poi sto studiando tantissimo repertorio attualmente, ho richiesta di eseguire bellissima opera La cambiale di matrimonio di Rossini. Diciamo attualmente canto moltissimo Mozart specialmente e poi bel canto italiano. Rossini, Bellini, Donizetti, mi concentro soprattutto su questo repertorio. Poi canto molto musica sacra, ho debuttato poco tempo fa anche in Italia cantando Vivaldi, Magnifica di Vivaldi, bellissima, magnifica, con orchestra diretta da maestro Paolo Fumei, grande direttore d'orchestra. Allora qua c'è sempre da studiare, una professione che non ha confini, sempre nuove richieste, nuovo repertorio. Bisogna studiare, imparare a memoria. Allora, questo che è stata novità per me anche grazie al maestro Glenn Block che mi ha invitato a Chicago, infatti creazione di Haydn, anche questo è stato il mio nuovo repertorio, è veramente bellissimo, sono onorata che potevo eseguire stupendo repertorio così. Ci parlava della difficile situazione della Polonia, io voglio sperare che almeno in questi giorni la situazione polacca sia migliorata, dico all'indomani della caduta del muro di Berlino. La Polonia purtroppo ha avuto da secoli una storia travagliata, a partire dal 1700, perché quando veniva infatti fatta a pezzi per le varie successioni al trono, si sono combattute diverse guerre proprio per spartirsi la Polonia, fino all'ultimo quando poi addirittura nel XX secolo la Polonia passò dalla dittatura nazista a quella sovietica, oggi lo possiamo dire, possiamo benissimo, senza tema di smentita e senza remore, chiamare quella una dittatura, cosa che fino a 30 anni fa si aveva qualche remora a chiamare dittatoriale il regime sovietico, poi per fortuna ci si è liberati. Ora mi riallaccio al suo Mozart, alle nozze di Figaro. Lei
oltre ad interpretare, ci ha detto Susanna, credo, no? Susanna, sì. Ecco, oltre ad Anche se ce l'ho. interpretare Susanna, i panni della contessa non li ha mai vestiti? Sì. Praticamente io ho cantato Susanna per questa occasione proprio sia negli Stati Uniti per il grande festival di musica lirica. Però attualmente, ad esempio, mia voce è molto si è ingrandita, eccetera. Allora sto cantando anche il ruolo di contessa. Allora c'erano questi due ruoli nel mio repertorio. E spero anche di debuttare con il ruolo di contessa attualmente. Spero che capita occasione. Comunque, sì, sono vocalità un po' diverse perché ovviamente contessa è un pochettino più matura, richiede più drammaticità, vocale contiene più zona centrale, invece Susanna è più birichina, diciamo, più modo di cantare più veloce, anche piena di recitativi, però interessanti sono due personaggi. La contessa è poi un personaggio che ha certamente più pathos rispetto a Susanna, Oh, decisamente, così sì. come per esempio un altro soprano molto leggero è Cherubino. Anche A Cherubino, sì. questo personaggio esprime dei sentimenti che Susanna non esprime. Ecco. Esatto, è L'aria, molto particolare. voi che sapete che cos'è amore, è un gioiello, ma naturalmente credo che questo personaggio forse non si adatta più al suo timbro di voce, così? Sì, diciamo perché mia voce è molto ingrandita, sì, e vado verso soprano lirico pieno, diciamo, lirico puro, lirico pieno, sono più o meno su questa vocalità. Anche se Susanna canto sempre volentieri, perché Mozart è incredibile, le sue opere sono, diciamo, arricchiscono la voce, sono molto comode. Io studiando molto Mozart, cantando molto Mozart, ho imparato tantissimo, è un gioiello per la voce, mantiene bene la tecnica, perché l'opera di Mozart è molto importante il fiato, diciamo, bisogna tenere fiati lunghi, si impara a cantare benissimo legato, si impara benissimo a cantare recitativi. Io con Mozart e con Pergolesi anche ho imparato come si canta recitativo, è una grandissima scuola, bisogna, anche chi canta solo Verdi e Puccini, ad esempio, dovrebbe sempre tornare da Mozart, perché lì si impara vera vocalità. È vero, se non addirittura il repertorio barocco. E restando sempre a Mozart, ci sono, ecco, dei ruoli molto interessanti, soprattutto nel Don Giovanni. Abbiamo tre tipi di soprani, di soprano Esatto. diversi. Ecco, lei questi li ha interpretati? Sì, io ho interpretato sia il ruolo di Gerlina, molto Sì. divertente, contadina, e anche ho eseguito una volta il ruolo di Elvira, che è soprano più pieno, più drammatico, quasi verso mezzo-soprano, Sì. con bella tessitura. È stato un grande piacere, grande onore. Attualmente ho più richieste per Gerlina, diciamo, che spesso infatti eseguo questa opera. Per Donna Anna, no? Non ancora, non ho avuto richiesta, anche se mi piace moltissimo vocalità, sono bellissime arie lì, però vorrei preparare in futuro, però non avevo richieste per adesso. Io purtroppo devo studiare questo che mi richiedono perché Certo. mi richiede grande tempo. Attualmente sto studiando infatti questa opera, La Candela di matrimonio di Rossini, che anche questa è molto impegnativa perché è piena di colorature, è piena di recitativi, quindi mi richiede tanto tempo. Siamo poi all'inizio della carriera di Rossini con la Candela di matrimonio, Esatto, la prima opera proprio. appartiene agli anni giovanili, che viene scarsamente, cioè, per essere rappresentata uno, glielo dico io, in Italia deve andare per forza a Pesaro, perché non lo so, Nel festival di è vero, al Rossignano. ROF, sì, non so in quale altro teatro possa ascoltare la Candela di matrimonio, Invece mi ha forse le. richiesto un maestro proprio Anselmi, che è maestro di teatro Verdi di Buscolda verso Mantova, infatti lui mi ha richiesto di studiare questa opera perché veniamo a Ah, rappresentare, ecco. infatti su Mantovano, e poi anche in America automaticamente, in America, a New York rappresenteremo questa opera durante Opera Festival estivo in agosto, e poi forse a Torino, infatti, forse riusciamo a fare a Torino, però ha ragione, purtroppo raramente eseguita questa opera, anche bellissimo gioiello, veramente splendida, divertente, molto brillante, pieno di colorature, e non è facile musicalmente parlando.
Sì, che poi attenzione che in Italia è più Il barbiere. conosciuto, ecco, no, ma di Mozart è più conosciuto il, chiamiamolo, il trittico del Da Ponte, vale a Ah, sì. dire Le nozze di Figaro, il Così fan tutte e il Don Giovanni, e non tutto quanto il resto, che so, l'Idomeneo, ce ne sono, c'è tanto repertorio mozartiano che raramente viene rappresentato. Ecco, Esatto. una delle città dove viene rappresentato maggiormente Mozart, rimane Bologna. Rimane Bologna, è vero. Bologna perché lì logicamente Mozart ci ha studiato, fu allievo di Giambattista Martini, e allora a Bologna viene mantenuto questo culto mozartiano rispetto al resto d'Italia, eccezione fatta per il Trentino. Lì, ecco, a Rovereto, beh, Mozart si fa tutto. Esatto, salutiamo il nostro grande presidente di associazione di Mozart, signor Vollani, promuove moltissimo infatti Mozart e musica di Mozart in tutto il mondo, questo è molto prezioso. Ci prendiamo un'altra piccola pausa musicale e poi andremo a concludere la nostra conversazione. Jem zu strone, cem on ort vui tag z monzone, ci se gde i zapad vui bregi, ci stopnia vui stare stare sniegi. Lijon v kurach stare sniegi, kviatem kvitno moje bregi, przez rudle moim, płacze matka nad mym zdrojem. Ale tam przez rudle moim, płacze matka nad mym zdrojem. Córek piastowała, siedem córek zakopała, siedem córek śród ogrodu, głowami przeciwko wschodu, wschodu. Teraz się z duchami wita, o wygody dziadki pyta, mogiły ich porywna i żałosne pieśni śpiewa i mogiły ich porywna i żałosne pieśni śpiewa. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, bentornati, eccoci di nuovo a voi. Andiamo a concludere la nostra chiacchierata con il soprano Dominica Zamara. Ora, semplicemente dopo averci raccontato di quello che ha fatto, ci dica un po' che cosa invece lei ha già in agenda e perché no? Quali sogni lei ha sicuramente conservato nel suo cassetto, qualche cosa che lei vorrebbe interpretare, che però, come ci ha detto, non ha interpretato semplicemente perché nessun teatro gliel'ha mai chiesto. Ecco, ci dica tutto questo. Allora, ci sono tantissimi sogni nel cassetto perché veramente amo moltissimo del canto italiano. Allora, sicuramente vorrei rappresentare, cantare Sonnambula, ad esempio. Forse Lucia di Lammermoor, sono queste opere che mi piacciono moltissimo, che speriamo che saranno richiesti. Vorrei cantare molto più anche opere mozartiane nel mondo. Ad esempio, Così fan tutte, mi piacerebbe cantare moltissimo.
Speriamo che mi sia richiesta perché sto studiando anche qua. Poi cos'altro? Norma di Bellini, che ovviamente sto cantando la Casta Diva durante i concerti, però mi piacerebbe eseguire tutta l'opera. E vediamo in che direzione andrà la voce, perché mi piace molto anche Wagner, mi ispira Wagner. In futuro, se la voce crescerà in maniera sufficiente, mi piacerebbe eseguire qualche opera di Wagner. Certo, siamo un po' agli antipodi, tra Bellini e Wagner, perché poi, è di mezzo, Verdi, perché no? Anche Verdi, amo sia Verdi che Puccini, però preferirei Verdi. Anche Verdi, esatto. Adesso forse non affronto tanto Verdi, però mi piacerebbe anche cantare Verdi, certamente. Infatti sto studiando anche un'opera che si chiama Corsaro Il di Verdi. Corsaro, sì, Sì. appartiene al primo Verdi, anche il Esatto, molto Corsaro. donizettiano come modo ancora di scrivere Verdi, molto belcantistico quasi ancora. Ha detto bene Donizettiano, perché infatti non dobbiamo dimenticare quanto Verdi debba a Donizetti. Esatto, sì. A parte che addirittura all'inizio con la prima opera verdiana, Un giorno di regno è interamente rossiniano. Oh sì, è vero. E poi nel seguito Verdi si ispirò tanto a Donizetti. Possiamo ricordare dei cori, dei concertati, dei duetti, per finire anche a Bellini. Ci sono dei pezzi, soprattutto per soprano, che ci ricordano Bellini, tant'è vero che è stato coniato il termine bellinismo proprio quando si vuole alludere a qualche cosa di particolarmente delicato, di carezzevole. Ecco. Esatto, sì, attualmente sto preparando anche con il mio pianista Franco Moro tutti i leader di Bellini, Vagaluna, Malinconia, tutte queste Marendi pur contento, tutte raccolte di 15 leader di Bellini, infatti anche qua sono piccole perle, veramente bellissime, dove c'è bel legato, bel sentimento, sono stupende e si impara tantissimo vocalmente. E lei pensi che purtroppo nei nostri teatri questo repertorio venga scarsamente fatto eseguire? Tutti pensiamo ai nostri compositori soltanto come compositori di opera, ma non pensiamo chi lo furono anche come compositori di liriche, di romanze anche, per carità. Ecco, No, di lei. splendida, è molto ricca, sia Bellini che Donizetti. Anche Verdi stesso ha scritto proprio musica da camera per la voce e pianoforte e volentieri vanno eseguite in grandi sale da concerto, tipo, non so, Carnegie Hall, Stati Uniti, oppure teatri filarmonici. Anche in Polonia ci sono tanti teatri filarmonici che chiedono proprio questi recital dove preferiscono musica da camera, un po' romanze di Bellini. Sono cose, repertori molto richiesti e apprezzati dal pubblico. Un po' meno da quell'italiano, perché siamo sempre lì, per qualcuno c'è soltanto l'opera e non esiste altro, È vero. purtroppo, mentre nell'Europa centrale ci sia anche questo culto per apprezzare la musica vocale, ma da camera, quindi il culto per i leader, che da noi in Italia purtroppo è inesistente e non Sì, capiamo. purtroppo sì, purtroppo sì. E non capiamo che proprio ascoltando questi brani arriviamo ad apprezzare meglio anche le doti di una voce, proprio perché essendoci poca musica, nel senso che lo strumentale è ridotto, oppure addirittura con un pianoforte, lì non c'è l'orchestra che ti tira su, Esatto, esatto. è lì è la voce che viene fuori. E quindi Esatto. io penso proprio che quando vogliamo sentire un cantante ci sia il pianoforte, tant'è vero che ancora oggi i cantanti d'opera vengono preparati in anteprima da un pianista, prima di affrontare il ruolo direttamente in orchestra, non è così? Sì, è molto spesso così, sì, abbiamo bisogno di pianisti. Ovviamente noi cantanti dobbiamo suonare pianoforte, ad esempio io in Polonia ho studiato tantissimi anni pianoforte, da noi pianoforte in altissimo livello, diciamo. Ovviamente abbiamo tradizione di Chopin, abbiamo grande concorso di a Varsavia internazionale di Chopin, più importante concorso nel mondo. Per questo diciamo io riesco a prepararmi da sola, sto studiando da sola i miei ruoli, però prima di andare a fare prova con l'orchestra io ovviamente vado dal mio pianista a ripassare questo repertorio, è molto importante per me, veramente il ruolo di pianista è fondamentale per noi cantanti. Non ricordo se ci ha detto qualcosa ha in programma nell'immediato futuro. Ci ha parlato dei suoi sogni, ma non di quello che andrà a Sì. fare tra poco. Allora, sì, scusi. Allora, cosa vado a fare quest'anno? Sicuramente la Candiera di matrimonio di Rossini, sia negli Stati Uniti che infatti che a Torino,
anche probabilmente in Polonia. Poi mi hanno richiesto a Varsavia, farò in ottobre Requiem di Mozart. Sono molto felice perché amo questo repertorio. Faccio anche tournée sicuramente in Corea, dove farò, lì si fa solo arie d'opera più conosciute, diciamo di Donizetti, Bellini, più duetti con tenore e baritono. Cos'altro? Sto preparando infatti questo corsaro di Verdi che spero che sarà eseguito in Polonia. E poi collaborerò adesso in Teatri d'Opera in Polonia come guest artist solista. Allora anche lì sicuramente farò Elisir d'amore di Donizetti, nuovamente Le nozze di Figaro. E poi adesso uscirà presto a breve il nostro disco dedicato a Chopin. Allora voglio portare in giro questo disco, fare promozione. Allora in vari teatri filarmonici in Polonia, in Estonia, anche in Italia, in vari auditori vogliamo eseguire proprio questi leader di Chopin, che sono molto preziosi, non sono conosciuti, però piacciono molto perché avevo piacere di eseguire questi leader a Messico, ad esempio, più grande sala da concerto, che si chiama Manuel Ponce. E lì è stato molto apprezzato, anche se il pubblico ha detto non riusciamo a capire il testo, perché il testo è in polacco, sono poesie di poeti polacchi romantici, però è stato molto, diciamo, apprezzato. Anche in Italia cerco di rappresentare questo repertorio e piace molto spesso, anche se non è conosciuto. Questo poi ho un'altra cosa anche molto interessante, una compositrice greca che si chiama Silvia Konstantinidis mi ha proposto di eseguire sua opera, che si chiama Afrodite, una opera Ah, contemporanea. Infatti mi ha spedito infatti spartiti, bellissima opera contemporanea, molto interessante, però scritta in chiave un po' di bel canto, diciamo, richiama molto bel canto italiano, anche se contemporanea. Opera molto interessante perché lì canterò in sei lingue diverse. Una cosa molto interessante, quando Afrodite esprime, non so, sacralità, userà latino. Poi c'è lingua anche ebraica, che è molto difficile, la prima volta canterò questa lingua per dare un po' di pathos. C'era anche lingua tedesca in mezzo, italiano, francese e mi sarà inglese anche. Avrà vari stati d'animo, saranno espressi con varie lingue. Una cosa molto interessante, originale, e vogliamo anche registrare questa opera. Saremo sicuramente a Miami questa opera, anche a New York. Il compositrice sta pianificando anche tournée in Europa. chissà perché, trattandosi di una greca moderna, traggo ispirazione però sempre dall'antichità, Esatto, dalla loro interessante. antichità, andiamo sempre a finire sull'Olimpo. Esatto, molto E interessante, sì. poi si dica, aveva parlato anche del Requiem. Ecco, questo Sì. Requiem all'estero lo apprezzano bene in teatro oppure non sarebbe meglio rappresentarlo addirittura in una chiesa? Diciamo, da noi in Polonia si rappresenta molto spesso in teatri filarmonici, perché in Sì. Polonia abbiamo due tipi di teatri, abbiamo teatro filarmonico dove c'è stagione proprio sinfonica e anche musica da camera e spesso va rappresentato sia Requiem di Mozart o di Verdi o Stabat Mater o diverse forme sacre, ad esempio, non so, oratoria, cantata, eccetera. Allora, noi molto spesso in teatri filarmonici ci rappresentiamo proprio Requiem di Mozart, però anche molto spesso in varie chiese, perché abbiamo vari festival di musica sacra, in questa occasione, spesso in cattedrale, ad esempio di Cracovia, di Varsavia, rappresentiamo proprio Requiem. Io penso che la musica sacra trovi proprio come ambientazione naturale la chiesa. Sì, poi acustica migliore, decisamente, Ah, sì. sì, e poi soprattutto perché almeno in epoca barocca le chiese sapevano costruirle rispettando Oh sì, ha l'acustica. ragione, infatti È questo è vero? un argomento molto interessante. È una domanda per architetti attuali, perché non riuscite più a creare teatri con buona acustica? Perché teatri moderni purtroppo non hanno più stessa acustica che, ad esempio, non so, il Teatro Palladiano di Vicenza, Teatro Olimpico oppure altri teatri barocchi. Perché non sapete più costruire teatri con buona acustica? Anche chiesa, la stessa cosa, chiesa moderna raramente ha buona acustica. Questa è una domanda per architetti. Ma sa, a costruire i teatri ce l'hanno insegnato i greci, poi i romani e poi tant'è vero che anche Palladio si è poi rifatto all'antichità.
Antichità, sì. nel costruire l'Olimpico, quindi è andato a vedere prima a vedere come le costruivano i greci e i romani i teatri. E poi da là si è accorto che quelli rispettavano l'acustica. E intendiamoci, non è che i greci e i romani fossero più avanzati in fatto di conoscenza della fisica, mentre oggi di fisica acustica ne sappiamo tanto e tanto di più, tant'è vero che Certo. qualche compositore si diletta alla musica elettronica proprio per andare a cercare nuovi stili e addirittura nuovi suoni, suoni che gli strumenti tradizionali non ci sanno dare, mentre la musica elettronica ci offre più possibilità. E quindi la situazione è questa, però si sa costruire con una buona acustica, perché mi risulta che il Santa Cecilia a Roma, come auditorio, mi risulta che abbia un'acustica eccezionale. Beh, Ah, benissimo. ma dopo tutto, scusi, ma e poi l'acustica, facciamo anche un teatro moderno, dopodiché lo tappezziamo di legno, vedrà che l'acustica ci salta fuori lo stesso. Esatto, certo. Però molto spesso ho notato che teatri moderni, attuali, sia in Italia che in Polonia, che in America, che ho notato, anche in Cina, purtroppo non hanno questa buona acustica. Quando canto in teatro barocco o antico, c'è stupenda acustica, la voce mi gira da sola. Invece questi teatri moderni non è la stessa cosa, il suono è molto spesso secco proprio, devo un po' proiettare più suono per avere questo Beh, effetto. soprattutto se li costruiamo in cemento, per forza di cose, se l'acustica non c'è. Anche le stesse chiese oggi hanno questo problema, eh? Sì, Le è chiese vero, ho moderne, notato. non hanno l'acustica, purtroppo. Esatto, sì, purtroppo sì. Vabbè, d'accordo, senta, è stato bello, è stata una lunga chiacchierata. Grazie. Nuovamente le auguro, assieme al resto della redazione, di continuare, di raccogliere sempre nuovi allori e di allargare il suo repertorio e di portare a casa sempre maggiori successi per il prosieguo della sua carriera, vista anche la passione che ci mette dentro. Grazie di cuore, Quindi, grazie di cuore per averla intervista. di nuovo in bocca al lupo, signora. Creati lupo, tante belle cose a voi anche. Arrivederla. Arrivederla. Thank you.
You're listening to Radio Mozart Italia.